con un pizzico d'anticipo rispetto al canonico orario domenicale delle 18, quindi alle 17.30. Inizia questo match valido per la settima giornata di ritorno del campionato di Serie A2 Old Wild West, girone ovest. Amici sportivi, appassionati di pallacanestro, amanti della Serie A2, le riprese sono di Silvio Marini. Il commento di Paolo Taddeo per questo Remer Treviglio, Pastacellino Cagliari, dove le due formazioni vogliono proseguire sulla strada intrapresa. Treviglio nelle quattro vittorie consecutive davanti al proprio pubblico. Cagliari nel prolungare la serie positiva lontana dal Pallapirastu, dove ha vinto nelle ultime due uscite in quel di Legnano e in quel di Reggio Calabria, ovvero due vittorie veramente pesanti per controbilanciare la serie di tre sconfitte interne rimediate con Scafati, Latina e Agrigento. Il primo pallone è dei bianchi di Treviglio, della Remer di Adriano Vertemati, che va alla prima conclusione. I primi due punti con Andrea Pecchia, che festeggia così la nomina miglior under del mese di gennaio. Gli ospiti in campo con il numero 3 Keane, adesso c'è il tentativo di anticipo ai danni di Deshaun Stevens da parte di Isley, che si macchia così del suo primo fallo personale. Dicevamo, Keane in campo con Rullo, Allegretti, Bucarelli, il capitano della formazione sarda, e con Deshaun Stevens ancora in attacco con la maglia blu e numeri e profili rossi per la Cagliari Dynamo Academy. L'errore al tiro da parte di Bucarelli, la transizione aperta con Marino che attacca proprio Bucarelli. Mezzanotte consegnato per Vosquil, la tripla di Vosquil alla distanza, Vosquil 5-0 dopo un minuto di gioco. È vero che Treviglio, la Remer, ha 4 vittorie consecutive in casa, 6 nelle ultime 7 gare davanti al proprio pubblico, ma due trasferte maturate con due sconfitte di 23 punti, prima a Casale Monferrato e poi a Legnano, certo non due ultime della classe ma due regine che però hanno lasciato molta perplessità in casa Treviglio. Mezzanotte, movimento, sbaglia il rimbalzo controllato da Lorenzo Bucarelli, il numero 21 attacca Vosquil fino in fondo, la giravolta, l'assist però direttamente nelle mani di Mezzanotte, che va in contropiede al corridoio centrale, pallone fuori per Marino, campo aperto per lui, l'errore, il rimbalzo controllato dai 2,5 di Marco Allegretti. Opportunità per andare sull'8-0 per la Remer, la cui corsa, il cui gioco aperto in transizione è quello indicato per la formazione di Adriano Vertemati, che ora deve andare a difendere proprio su Allegretti. Ancora Mezzanotte su di lui, a rischio di fallo, sbaglia, tiene ancora inviolato il proprio canestro il quintetto di Adriano Vertemati. Vosquil dietro al blocco di Isley fino in fondo, e la magia di Vosquil con un gioco di mano arriva a proclamare il 7-0 iniziale per la formazione di Adriano Vertemati. Dirigono l'incontro Alessandro Pirozzi, arbitro napoletano con domicilio bolognese. Intanto l'assist d'oro per i due punti di Stevens da Roberto Rullo, e finalmente la compagine sarda sblocca il proprio pomeriggio in attacco. 7-2 dopo 2 minuti e 40 secondi di gioco. Prova un look a Isley, intercettato solo parzialmente, fino in fondo, va fuori da Pecchia che finta, 5 secondi, 4 per andare al tiro, ancora un sottomano da parte di Pecchia, 4 punti per lui. Dicevamo della terna arbitrale insieme all'arbitro partenopeo con residenza bolognese Tirozzi, c'è Stefano Wasserman, pordenonese di Trieste, nato a Maniago, 33 anni, domiciliato a Trieste. E un altro triestino puro sangue però, perché il debuttante Moreno Almerigogna, 32enne. 9-2. Ancora in attacco Deshaun Stephens per la Pastacellino. Il pallone consegnato ad Allegretti, che poi va da Marcus Keane, americano di San Antonio con Natale in Germania, e sono i primi due punti per il folletto della Pastacellino, che ne mette 18,6 a partita. Pecchia, Isley contro Stevens, Marino, gioco a due con la schiacciata di
Tony Bernard Easley, che nel suo passato, se non andiamo errati, allora a Sassari nella sua carriera e probabilmente nella stagione in cui c'era capo allenatore prima delle dimissioni di coach Paolini. La stoppata di Vosquil, che riceve palla, va al tiro, Alan Vosquil sul ferro, ma c'è Pecchia che spazza rimbalzo, c'è solo una squadra in campo ed è la Remer di Tommaso Marino, che obbliga Riccardo Paolini ad una time out sul meno 10 quando sono trascorsi soltanto 4 minuti di gioco. Non ancora pervenuta la formazione di Riccardo Paolini. Dicevamo del passato di Easley, che prima di arrivare a Treviglio, oltre che girare l'Europa, aveva già vestito le maglie di Forlì, Sassari, Venezia, Caserta, Pistoia ed Eurobasket Roma. In Italia, a Sassari, dovrebbe aver avuto come allenatore, prima delle dimissioni a dicembre, nel campionato di Lega 2 del 2006-2007, coach Riccardo Paolini, il pesarese, classe 1959, l'anno scorso a Ferentino, ma con una carriera come allenatore iniziata nell'87-88 come vice di Valerio Bianchini nell'anno in cui Pesaro vinse il suo primo scudetto, poi Todi con una immediata promozione dalla C1 alla B2, poi di nuovo la Falco Pesaro, Fossombrone, poi vice ancora alla VL Pesaro e da Roseto, poi Sassari, come abbiamo già accennato, ancora Fossombrone, Agrigento, Perugia, un biennio a Firenze, poi 2 anni a Pesaro dove ha salvato per 2 volte consecutive, subentrando la prima stagione, la VL, e l'anno scorso è in corsa a Ferentino prima di diventare il capo progetto tecnico della Dynamo Academy di Sassari, ovviamente di Cagliari. Nel frattempo è subentrato dalla panchina Fernando Matrone, un giocatore che ha già avuto nel suo passato coach Paolini, a Firenze in particolare. 3 punti per Matrone, pallone dietro di Vosquil per Easley, il fallo da parte di Lorenzo Bucarelli. Un fallo a testa in quasi 5 minuti di gioco. Treviglio si presenta a questo match con l'11° attacco, che segna 78,2 punti a partita, ne subisce 83,3, risultando la 14ª difesa. Easley colpisce da 2 e sono 4 punti di Easley, 4 di Pecchia, 5 di Vosquil e 3 di Marino a dare il 16-7. La risposta ancora da 3, però sul ferro di Stevens, poi il pallone capita ancora dalle parti di Stevens grazie a una carambola su rimbalzo, 16-9. Ancora Marino che riceve, è da 2 la conclusione. Treviglio sta tirando 8 su 11 contro il 4 su 8 degli ospiti. 18-9. Ancora velocità doppia quella dei bergamaschi rispetto alla formazione di Cagliari. Ancora Matrone, ben caricata la sua tripla. Poi il taglia fuori di Easley per il rimbalzo di Pecchia. Vosquil ferma il palleggio. No, ferma la corsa, va in palleggio. Poi ancora Easley. Ancora Vosquil. Su di lui c'è la marcatura stretta di Bucarelli. Vosquil ancora contro il 21 di Cagliari. Marino esce dal blocco di mezzanotte da 3. Tommaso Marino. Serata iniziata nel migliore dei modi per la Remer, che ora anche 3 su 5 delle triple, 21-9. E a proposito di 21, è Bucarelli che prova ad attaccare Vosquil, che va a commettere il suo primo fallo. Secondo fallo di squadra per la Remer Treviglio. 3:47, fa il suo ingresso in campo anche Mirko Turella, anzi l'ha già fatto da un paio di azioni, visto qui al Palafacchetti di Treviglio nelle stagioni 2014-2016, 62 gare, 527 punti con la maglia della Remer di coach Adriano Vertemati. Kin contro Marino,
La finta di Kin che sfida Marino. Il rimbalzo facile per Isley perché i suoi compagni gli hanno provocato un ottimo tagliafuori. Isley va da Pecchia. Pecchia attacca. Fino in fondo cambia la mano e con il sinistro mette il sesto punto personale. 3 su 3 Pecchia. Vola la Remer sul 23-9. Pastacellino che prova ad affidarsi a Mirko Turella, che conosce bene questi, le coordinate di questo palazzetto. Abbiamo detto poc'anzi, è stato suo per due stagioni, due ottime stagioni vissute con lo status di under. Adesso Pecchia recupera un pallone non proprio bellissimo, giocatogli da Isley, da Vosquila. Isley adesso che riceve palla. Pecchia prova anche da tre. Doppio ferro, rimbalzo per Mezzanotte che se lo fa soffiare. Esce dal palleggio Rullo. Intercettato solo parzialmente il pallone sull'asse Rullo Turel. Cambio Remer, fuori Vosquila. Dentro Marco Planezio. Vosquil esce tra gli applausi, 5 punti finora e un assist. Dentro anche Lele Rossi, il capitano di quasi 200 battaglie. Sono in vista a 200 presenze con la maglia Remer, sia Marino che Rossi. E adesso c'è la prima tripla per Roberto Rullo. Si aggrappa alle conclusioni dei 6.75 la formazione di Pollini per cercare di ricucire lo strappo. Mezzanotte, la finta, pallone sotto per Emanuele Rossi, non proprio ortodosso. Nelle regole del basket si dice che il pallone ai lunghi non si deve servire troppo vicino al parquet. Meno 8, palle in mano per Sassari, che ha già toccato il meno 14 ed ora si sta, scusate, per Cagliari, ed ora si sta riprendendo con Stephens che attacca Rossi fino in fondo, si ferma, poi raccoglie il rimbalzo, poi c'è Planezio che insieme a Rossi spazza le plance. Rossi è già sul fronte d'attacco. Pecchia la finta, chiuso da Kin. Mezzanotte per Marino dietro il blocco, poi ancora palla fuori per Planezio, si cambia lato per Pecchia. Pecchia attacca Kin, chiude bene Kin. Rossi, ancora Pecchia che deve sfruttare il mismatch favorevole. Fallo della difesa di Cagliari, segnalato da Stefano Wasserman. È il primo per Marcus Kin. Dentro Nemanja Vincic al posto di Mezzanotte per la formazione di casa. Picchia, porta il pallone da Planezio, il taglio di Dincic, ancora Planezio, blocco di Dincic per lui, la stoppata da parte di Fernando Matrone, poi il pallone intercettato solo parzialmente da Marcus Kin. La Remer ancora 3 secondi per chiudere questa azione d'attacco. Siamo sul punteggio 23-15. Più 8 Treviglio, 3 secondi per chiudere, 1 e mezzo dalla sirena dei primi 10 minuti. La rimessa di Pecchia per Rossi, che va da Dincic allo scadere dei 24 sul ferro. Rimbalzo di Stephens che va da Kin. Adesso la marcatura difensiva su Kin è di Planezio. Pallone sotto per Stephens, fermato irregolarmente da Dincic. Primo fallo anche per Nemanja Dincic, terzo di squadra. Ancora una penalità difensiva a disposizione dei padroni di casa prima di andare in bonus. Rimessa di Stephens, quasi intercettata, c'è un'infrazione e Lele Rossi recupera la palla. Rimessa che Planezio affida a Dincic e poi al playmaker Tommaso Marino. Marino contro Rullo, con Kin lasciato dalle parti di Planezio. Marino, acceleratore per lui, palla per Dincic, sotto ancora per Rossi. Questa volta il pallone era proprio sulla mano di Rossi e lui si scusa alzando la mano. Fuori Stephens, dentro Allegretti, su Allegretti va Dincic, Matrone invece se la vedrà con Rossi. Dentro Mattia Palumbo, prossimo alla convocazione con la nazionale Under 18.
di coach Capobianco. Kin contro Palumbo, fino in fondo Kin con il fallo al limite dell'antisportivo da parte di Dincic. Due tiri liberi per Kin, secondo per Dincic. Kin tira col 79% a cronometro fermo. Parziale di 6-0 aperto per gli ospiti, che quindi possono ridurre ulteriormente il divario. Terzo punto per l'ex giocatore di Central Michigan e di Youngstown State. 2-2. 23-16 quando mancano 23-17 quando mancano poco più di 30 secondi. Dincic si abbassa la mano in maniera fallosa, quella di Roberto Rullo dell'Abruzzese. Fuori Kin, dentro Michele Ebeling. Bagno di mezzanotte nella Under 20. Palumbo la rimessa. Va da Planezio che attacca subito il ferro. Sono i primi due punti anche per il giocatore scuola blu aerobica nativo di Alzano Lombardo, ma nembrese a tutti gli effetti. Rullo chiuso con l'uscita di Rossi. Rullo poi va al tiro da tre. Roberto Rullo, 25-20, meno 5 ora per Cagliari. Con l'ultimo pallone che verrà presumibilmente controllato da Treviglio, 3 secondi per andare al tiro. Matrone spende il fallo. Era Matrone, si tratta della prima penalità e ha fatto bene a spenderlo, perché comunque non è il bonus se non per questi ultimi spiccioli un secondo e due decimi di primo periodo. Dentro Vosquila per Pecchia, dentro Stephens per Matrone. Un cambio tattico con mossa e contromossa tra Adriano Vertemati e Riccardo Paolini. Adriano Vertemati, 36 anni, settima stagione con Treviglio, con cui ha raggiunto 224 gare. Quindi una rimessa affidata a Mattia Palumbo. Spazio per il movimento. Sotto per Rossi che prova lui da tre, fuori misura. Comunque applausi da parte di Adriano Vertemati per questa ultima azione di Treviglio, con Cagliari in netto rientro dal 23-9, un parziale di 11-2 che ha rimesso in partita la formazione di Paolini, iniziata veramente con il piede sbagliato. Thank you.
prima di dare il via al commento del secondo quarto, vogliamo segnalare come poco prima dell'inizio del match una delegazione di tifosi con la bandiera dei Quattro Mori sia andata in curva sud, dove hanno sede abituali i tifosi della Remer Treviglio. C'è stato quindi una specie di gemellaggio, non sappiamo se ufficiale, ma comunque uno di quegli episodi che è bello vedere sui campi sportivi, ma in particolar modo di basket di tutta Italia. Quindi complimenti ai tifosi di Treviglio e di Cagliari, anche perché sappiamo che c'è una bella fetta di appassionati di origine sarda qui a Treviglio. Planezio sbaglia con rimbalzo che è nelle mani di Stephens. Rimbalzi 9-7 dopo quasi 10 minuti e mezzo di gioco, con una leggera predominanza per Treviglio. Rullo va da Ebeling, i quintetti nella seconda frazione. Rullo che consegna per Stephens, Ebeling, Turel e Allegretti per la Pastacellino, con che adesso strappa quasi un rimbalzo alla Remer, che si affida invece a Palumbo, Planezio, Vosquil, Dincic e Rossi. Eccolo Planezio con Vosquil che va fino all'angolo per la tripla di Palumbo, fuori misura, e il fallo di Michele Ebeling, che ha alzato troppo il braccio per tagliare fuori in maniera irregolare Marco Planezio. Rimane quindi in attacco con 14 secondi la Remer Treviglio, che ha ormai visto completamente prosciugato il vantaggio, che è stato anche di 14 lunghezze. Al settimo minuto Dincic, bello il movimento fino in fondo, e sono i primi due punti per il serbo di Belgrado di proprietà di Casal Pusterlengo. Torna a segnare la Remer, 27-20. Rullo per Stephens, esce Rossi che va a difendere con tutto il corpo, in effetti come indica il direttore di gara Moreno Almerigogna, il primo fallo di Emanuele Rossi. Fuori Stephens, dentro di nuovo Bucarelli, quindi passa di 8 centimetri abbondanti il proprio quintetto. Dobbiamo segnalare che col 33 c'è Andrea Rovatti nei 10 di Cagliari, ma con scarse, quasi nulle possibilità di poter entrare nel match. La finta intanto di Mirko Turel, che allo scadere dei 24 mette dentro il quinto punto personale. Palumbo attacca il ferro e risponde con la classe di un veterano, nonostante i suoi 17 anni compiuti da pochi mesi. Di Turel si può dire che ha già messo segno 5 punti, pur viaggiando una media di 5,3 nelle finora 21 partite giocate con la maglia rossoblu di Cagliari, che opera proprio nella sostituzione nei confronti di Mirko Turel, con dentro di nuovo i 178 centimetri razzenti di Marcus Kinn, mentre la Remer ripropone Isley al posto di Rossi. Kinn scambia il possesso di palla con Ebeling, lo scarico poi per la conclusione da tre da parte di Marco Allegretti, varesino di Angera. 29-25, meno 4. Vosquil si alza ancora dai 6,75, rimbalzo lungo per Dincic, Planezio va da Palumbo a rischio di infrazione di passi. Ancora Palumbo, lo scarico per Dincic che si alza lui dall'arco, e arrivano i tre punti del serbo. Di nuovo più 6. Adesso Kinn prova a portarsi a spasso Planezio, che rimane però attaccato su di lui. Poi Isley che abbocca la finta di Marco Allegretti, grande esperienza del 36enne ex Chieti, Varese, Borgomanero, Ferrara, Venezia, Napoli e Ferentino. Secondo per Isley. Ritorna Marino al posto di Planezza, quindi doppio playmaker per i trevigliesi, con Vosquil che riesce con la collaborazione di Isley a portarsi a casa questa palla recuperata. Vosquil contro Kinn, Marino contro Ebeling. Dincic che attacca Allegretti, passaggio dietro la schiena,
Ancora Vosquil, pronto al blocco di Incic. Raddoppio su di lui, si alza comunque dall'arco, fuori misura. Rimbalzo controllato da Ibeling per Kin, che soffia il pallone al tentativo di recupero di Marino. 6 di Kin, 32 a 26, 27. Sanzionato il fallo per un contatto considerato irregolare di Capitan Bucarelli su Tommaso Marino, che poi ha anche mandato un po' quel paese. Direttore di gara, entro di nuovo Stephens. E mezzanotte al posto di Ebeling e Dincic. Marino per Vosquil, liberato del tiro dall'arco, che è la specialità della casa. 5 su 13 per Treviglio da 3, 10 su 12 da 2. 35-27, ancora nessun tiro libero per i padroni di casa. 6 minuti esatti alla pausa lunga, con Allegretti che soffia il tempo sul primo passo di Andrea Mezzanotte, costretto a commettere il primo fallo personale, che è anche il quarto di squadra per i padroni di casa. Rimessa di rullo per Allegretti, pallone sotto per Turel. Turel contro Marino, poggia la difesa col corpo Marino. L'infrazione di linea di fondo da parte di Mirko Turel, chiuso da Marino, e ci sta il gesto di esultanza per questa difesa fruttuosa della Remer Treviglio, che recupera il pallone numero 4 della sua partita. Adesso la zona da parte della formazione di Riccardo Paolini. Marino prova ad attaccarla con un pallone che Isley non riesce a controllare. C'è però il tentativo di rullo, no, di Bucarelli, che poi va ad accomodarsi in panchina. Bucarelli ha quasi recuperato il pallone in questo frangente, però è andato a toccare la linea di fondo, quindi rimangono 11 secondi a disposizione della Remer di Treviglio, con Vosquil chiuso da Mirko Turel. Palumbo va da Mezzanotte, dalla media Mezzanotte, si scrive anche lui a referto, con i primi due punti che riportano la Remer sul più 10, 37 a 27, quando siamo a metà della seconda frazione. Stephen servito da rullo e poi il fallo della difesa di Treviglio. Vediamo se è il terzo di Isley. E no, invece è il primo di Palumbo. Primo di Palumbo che va in panchina dopo 5 minuti e mezzo di parquet. Una media di 11 minuti. Stephens. Ferro la sua conclusione. Poi il tallone d'Achille, il tiro libero, la percentuale a tiro libero per il numero 23 di Los Angeles, California. 1 su 2, quindi in linea con il 56%. Finora messo in carniere in questo campionato. Ancora zona 2-3 per gli ospiti. Vosquil la finta e in questo caso a bocca Mirko Turel, alla finta del giocatore di Mobile. Per Turel è il primo personale. Ancora una penalità a disposizione della formazione del presidente Giovanni Zucca. Vosquil per Marino nell'angolo Mezzanotte, che calpesta a sua volta la linea laterale. Palla persa per Treviglio ed è la terza palla persa. Si riparte dalla rimessa di Roberto Rullo per Marcus Kin, sempre accoppiato a Tommaso Marino. Stephens, va dietro di lui Kin. Bel pallone per Allegretti, che finta su Mezzanotte, il jump di Allegretti, poi Pecchia approfitta di un taglia fuori energico di Vosquil,
Pecchia, il coast to coast per Pecchia che scarica per Isley. E sono altri due punti con tante grazie ad un Andrea Pecchia che sta diventando sempre più mister utilità. Andrea Pecchia, classe 1997, prodotto dal Vivaio Olimpia Milano, 39-28 ed è il massimo vantaggio in questa seconda frazione per il quintetto di Adriano Bertemati, che impone così a Riccardo Paolini di chiamare un nuovo minuto di sospensione con 11 lunghezze di divario, un break ancora favorevole per i primi 6 minuti del secondo quarto, 14-8 come era stato in qualche modo il 14-4 con cui si era iniziata la prima frazione. Treviglio che si mette nella metà campo avversaria per difendere questo margine di 11 lunghezze. Kin contro Marino, Rullo contro Pecchia, Allegretti contro Mezzanotte, Bosquil contro Turel e Stephens contro Isley. Kin scivola, mantiene il pallone, il controllo del pallone come un globetrotter, poi Turel sbaglia, lotta a rimbalzo, ne esce Allegretti che poi ha spazio per girarsi e richiamato immediatamente dal fiuto verso l'anello e la retina, trova il quinto punto della partita, meno 9 Cagliari. Pecchia va a prendersi spazio nel cuore dell'area, sbaglia, rimbalzo per Marco Allegretti che è al secondo rimbalzo personale, ancora Kin, spazio per lui fino in fondo, Isley non vuole commettere il terzo fallo e con questo break di 4-0, 39-33, c'è il contro timeout di Adriano Bertemati che questa volta evidentemente 39-32 e evidentemente non vuole vedere riavvicinare immediatamente i colori rosso-blu di, della Pastacellino Cagliari Dynamo Academy ai colori bianco-blu della Remer Treviglio. Da 5 anni a fianco della Blue Basket del presidente Gianfranco Testa. Ancora percentuali molto buone quelle al tiro di Treviglio, 61%, grazie soprattutto diciamo sostenute dal 12 su 15 da sotto misura. Mentre Cagliari si attesta sul 52% con il 7 su 14 da 2 e il 5 su 9 da 3. Sempre un leggero vantaggio nei rimbalzi, 12-10 per la formazione di Treviglio che in media ne recupera 34,3 contro i 36,1 del quintetto di Cagliari. Bosquil e Marino per questo attacco alla zona di Cagliari, palla quasi persa da Mezzanotte che poi ritorna da Tommaso Marino. Esce Allegretti, ancora Marino nell'angolo per Bosquil che arpiona la palla e sa solo lui come, poi la spedisce nel canestro avversario, 3 su 5 da 3 per Alan Bosquil. Di nuovo doppia cifra di vantaggio per la Remer, 42-32, poi Turel attacca proprio Bosquil e sono 7 anche quelli di Turel. Marino sul ferro con rimbalzo controllato da Roberto Rullo, spazio per Rullo che poi attacca Pecchia, esce Rossi fino in fondo, Rullo con la mano sinistra e sono 8 anche quelli di Rullo. E sta riavvicinandosi la Pastacellino, 42-36. Ancora Bosquil che finta il tiro da 3, poi va da Pecchia, Mezzanotte, Marino, e questa non la sbaglia Tommaso Marino, doppia cifra anche per lui, 3 su 5 anche per lui dall'arco come per Alan Bosquil, 45-36,
poi Rullo, un ottimo assist per la schiacciata di Deshaun Stephens. 45-38, che magia da parte di Rullo. Ora la zona 1-3-1 degli ospiti, con Treviglio che sembra un po' arrugginita nel cercare di far girare il pallone di fronte a questo schieramento. Marino costretto da casa sua a cercare il triplone. 45-38, attenzione, è un contatto che rischia di... No, si è rialzato subito Marino, anche se ha un problema al ginocchio. Il contatto non sappiamo se con Mirko Turel o con Marcus Kin. Adriano Vertemati nel frattempo ha rinunciato al time out. Un po' farraginosa, no? Allora, è probabilmente Kin, anche perché è lo stesso numero 3 di Cagliari, è andato a scusarsi con il playmaker senese. Nel frattempo è tornato sulla parquet Planezio al posto di Marino, quindi in cabina di regia Alan Vosquil, che serve un assist d'oro per Emanuele Rossi, che andrà in lunetta per cercare di mettere i primi due punti nella sua gara. Il fallo è di Stephens. Sul ferro la prima conclusione per Rossi. Uno su due. Quindi tutti i giocatori schierati finora da Adriano Vertemati sono andati a referto. Mancano ovviamente il numero 4 Piero, il numero 10 Nani e il numero 13 Dalmeida, che non sono ancora stati schierati. Mentre per Paolini ci sono in panchina Angius e poi abbiamo già detto di Rovatti, che è solo per onore di firma nei 10. Attenzione, Allegretti è rimasto fuori un turno con l'errore adesso da sotto di Rossi, però provocato da un fallo della difesa di Stephens, e quindi corrisponde al secondo fallo. Ancora lunetta per Rossi. No, a Kin questa volta il fallo, scusate. Secondo fallo per Kin. La Pastacellino rimette Bucarelli al posto di Allegretti. Si procede all'asciugatura del parquet. Ora Dincic dentro di nuovo Palumbo per la formazione bianco-blu di Adriano Vertemati, che all'andata al Pala Pirastu aveva conquistato i primi, no, la seconda vittoria esterna con il punteggio di 85-92. Ancora l'errore al primo tiro libero per Rossi. Ancora una volta realizza il secondo, per cui Reimer di nuovo più 9, 47-38. Ultimo minuto della seconda frazione. Stephens per Kin, Rullo chiuso da Planezio, una finta di Rullo, il rimbalzo di Stephens con Vosquil che poi fa suo il possesso, picchia per Planezio. Conclusione frontale, rimbalzo che Rossi trasforma con un tappin, schiaccia, uno schiaffo da sotto. Primo canestro dal campo per Rossi. Reimer di nuovo più 11, 49-38. E poi il rimbalzo di Planezio, che non riesce a far partire in transizione Treviglio, però Pecchia riceve palla da Palumbo. Vuole l'ultimo tiro, vuole... Ci sono 5 secondi di discrepanza tra il cronometro dei 24 e quello del secondo periodo. Chiede l'isolamento Adriano Vertemati. Vosquil
4 secondi per andare al tiro, la finta, alza la parabola, Vosquil sul ferro, il rimbalzo che va a Rullo che percorre il campo, va da Kin, spazio per la tripla di Kin, e con questo bel triplone di Marcus Kin, 24-21 il parziale della seconda frazione, regala almeno 8 alla formazione di Riccardo Paolini, 49-41, pausa lunga qui al Palafacchetti. Al Palafacchetti di Treviglio si riparte dal 49-41, 25-20 il parziale del primo quarto, con Treviglio che ha toccato anche il più 14, 24-21 nella seconda frazione con la Remer che è data anche sul più 11. Ora Vosquila prova ancora con le triple che sono state un'arma non indifferente, 7 su 17 nei primi 20 minuti per la formazione padrone di casa, che ora subisce questa iniziativa con Matrone intercettato da Pecchia, poi il pallone rimane in possesso di Treviglio con Isley che va da Marino e quindi da Vosquil. Pecchia, mezzanotte, la finta, il quintetto di Treviglio è lo stesso dei primi 10 minuti. Vosquil 8 secondi per chiudere contro Bucarelli che poi lo intercetta, un contatto, il fallo in attacco per Tony Isley, terzo fallo per lui. In campo per gli ospiti abbiamo col 3 Kin, col 7 Allegretti, col 19 Matrone, poi con intanto giochiamo la conclusione dentro fuori da parte di Kin che forse chiedeva anche il fallo, poi c'è con la 21 Bucarelli e con il 7 Allegretti. Attenzione, attacco con Vosquil che alza la parabola, sbaglia la conclusione, rimbalzo per Rullo che è il quinto del quintetto che ci mancava, sul quale va a commettere fallo Andrea Mezzanotte. Secondo fallo di squadra per i trevigliesi, secondo anche per Andrea Mezzanotte. Allegretti va da Matrone, vuole prendere posizione Bucarelli, poi invece la palla va da Rullo contro Pecchia. La magia di Rullo col pallone tra le mani. Marco Allegretti attacca Mezzanotte, alza la parabola, appoggia il cristallo ma sbaglia. Ancora 49-41, ancora 0-0 il parziale di quasi 2 minuti della terza frazione. Rullo non vuole dare spazio a Vosquil. Vosquil raddoppiato, Isley vuole andare da Marino, bloccato da Mezzanotte che riceve, si alza dall'arco Mezzanotte sul ferro, rimbalzo lungo per Marcus Kin che con i suoi 178 cm più basso sul parquet. Lo slalom di Kin fino in fondo e sono 8 quelli dell'americano nato in Germania. 49-43, primi due punti della terza frazione, ancora il duello Marino-Kin, questa volta però con l'attacco della Remer Treviglio. Pecchia, Isley, poi di nuovo il numero 6 della Remer che attacca Matrone. Isley per Mezzanotte, riprova la tripla, questa volta frontale, questa volta sul ferro, rimbalzo, anzi anche questa volta sul ferro, Rullo che attacca Bucarelli, la stoppata a rientrare da parte di Andrea Mezzanotte che allunga le ali come un airone. Fuori Matrone, dentro DeSean Stephens, quindi viene a ricomporsi quello che era il quintetto iniziale per Riccardo Paolini. C'è stato un conciliabolo tra Andrea Tirozzi e Alan Vosquil, se non abbiamo visto male. Alessandro Tirozzi, scusate, direttore di gara. Pallone per Marco Skin.
parziale adesso di 5-0 per gli ospiti che sulla sirena della ventesima erano andati a prendersi la tripla con Keane. Adesso la palla intercettata da Pecchia e poi la concede a Tommaso Marino. Arriva Mezzanotte che intercetta il pallone per Vosquil, un passaggio volley di Marino per Isley che prova ad attaccare Stephens, la finta, piede perno, va da Pecchia che va sul ferro, rimbalzo per Bucarelli. Adesso la situazione rimbalzi vede avanti la Pastacellino Cagliari con una conclusione forzata di Bucarelli che prende il rimbalzo e poi va finalmente a mettere i primi due punti dalla sua partita. E Cagliari, la Pastacellino torna a meno 4, 49-45. Che non è il minimo ritardo, visto che a 29-25 c'era esattamente 11 minuti fa, vale a dire sul 29-25, dicevamo, al terzo minuto della seconda frazione. Quindi si sta in qualche modo ripetendo il copione già interpretato dalle due formazioni. Nel primo periodo Remer che sprinta subito, arriva sul 23-9 prima di farsi riagguantare quasi sul 25-20 della prima sirena, e che è divenuto poi meno 4 al tredicesimo. Remer che poi ha sprintato di nuovo arrivando a concretizzare il più 11, il nuovo vantaggio in doppia cifra sul 39-28 e ancora con un recupero sul finale del tempo caduto sul 49-41 e all'inizio di quello successivo, del periodo successivo, il meno 4, 49-45 per Cagliari, sul quale Adriano Vertemati ha chiamato il primo time out dopo il cambio di campo. 6-31 sul cronometro del Palafacchetti. Marino vuole Vosquil, ma Rullo esce molto bene e toglie la via di passaggio per il numero 20 della Remer. Ancora Marino, si alza lui dall'arco, la tripla di Tommaso Marino, che ha vissuto tre stagioni in Sardegna con la maglia di Porto Torres. 52-45. Marino 4 su 7 da 3. Il pallone per Marco Allegretti fermato dal terzo fallo di Andrea Mezzanotte. Qui c'è l'esperienza del classe 1981 contro la freschezza atletica di Andrea Mezzanotte, che ha solo 19 anni. Entrato Dincic al posto di Mezzanotte. Rimessa per Rullo, immediato il tiro di Roberto Rullo sul ferro, rimbalzo per Pecchia che è già in fase d'attacco. Pecchia chiuso benissimo e poi palla recuperata dal rientro di Rullo e dai tentacoli di Marco Allegretti. Bucarelli per Keane, un dribbling calcistico un tackle calcistico di Marino per fermare l'azione di Marcus Keane. Rimangono in attacco i Sardi con 15 punti. Kin si agganciano Vosquil e Bucarelli, poi sulla tiro Stephens riesce a servire ancora Kin che va sotto canestro, pallone schiaffeggiato, 10 secondi, ancora Rullo per la Pastacellino, raddoppiato, spazio per Allegretti, la tripla, in ritardo la difesa di Treviglio, rimbalzo di Pecchia con Marino. Dietro blocco di Isley, Dincic, Vosquil dietro a Rullo, la finta raddoppiato da Allegretti, ancora un'altra finta, Isley per Marino, ancora Vosquil, Vosquil contro Allegretti, la finta ancora Isley, c'è il taglio di Dincic, 4 secondi per andare al tiro, infrazione di passi da parte di Tony Isley che vede così aprirsi le porte della panchina per dare spazio a Lele Rossi che chiede ai suoi della panchina ma anche al pubblico del Palafacchetti un applauso speciale per Tony Isley. Finora 6 punti per lui con 3 su 3 alla tiro, 5 rimbalzi. Ora c'è il fallo ed è il primo di Pecchia. 4 falli di squadra per la Remer Treviglio.
Ancora nessuno per la pasta a Cellino in questa terza frazione. Stephens, la rimessa va da Keen. Keen, accelerazione su Ross, su Marino. Doppia cifra per Cagliari e per Keen, e adesso c'è il fallo tecnico. Fallo tecnico, se non abbiamo interpretato male, a Keen. Non abbiamo capito il motivo, ma è stato fischiato un fallo tecnico a Marcus Keen. In lunetta Alan Boswell. C'è Alessandro Tirozzi che sta dando spiegazioni adesso di questa chiamata nei confronti di della playmaker di San Antonio. Grande dialogo tra Alessandro Tirozzi e Riccardo Paolini. Anche se non siamo ancora riusciti a capire la motivazione. Bosquil, dodicesimo punto. E poi palla ancora alla Remer per altri 24 secondi. Bosquil, Rossi. Di nuovo Vosquil, immediato il tiro, dentro fuori, Dincic recupera un rimbalzo sulla testa di tutti, rimane quindi in attacco per altri 14 secondi, Rossi e Marino, Dincic, la conclusione nettamente fuori misura, dall'arco, 53-47, più 6 Treviglio con Cagliari in possesso di palla, Allegretti lasciatogli colpevolmente grande spazio, il pallone entra e esce, un pizzico di fortuna in questo caso per la Remer Treviglio che conclude con la schiacciata di Emanuele Rossi con assist da Nemanja Dincic e si riporta sul più 8, 55-47, quando inizia il settimo minuto della terza frazione. Pecchia, Marino recupera il pallone e poi Keen lo porta via. Annullato immediatamente il contropiede di Tommaso Marino e Pecchia. Keen, la finta, lo slalom, lo scarico per Stephens contro Rossi che va a prendersi uno sfondamento grande come una casa e poi si alza alla maniera del gladiatore. Non aveva iniziato benissimo Rossi. Una reazione da campione. Adesso c'è Paolini che è in campo perché non è d'accordo probabilmente con la fischiata precedente su Stephens e arriva l'espulsione per Paolini. L'espulsione per Paolini. No, il fallo tecnico. Fallo tecnico. Quindi, fallo tecnico per Paolini. Convinti tutta la vita che l'abbia voluto questo fallo tecnico. Vosquil ringrazia e passa all'incasso. Remer che torna a più 9, palla in mano, ora Turel sull'attacco di Vosquil, Marino lo scarico per Pecchia, da 2 la conclusione. Sbagliata, poi Dincic, lotta rimbalzo, ma ne esce Marco Allegretti. Keen per la pasta Cellino, slalom, ma questa volta tiene la difesa di Marino. Si riparte col palleggio mancino di Marcus Keen, riparte da metà campo, arriva il blocco di Allegretti. Dincic accetta il cambio di difesa e poi Allegretti mette il settimo punto. 56-49, 3 minuti alla conclusione della terza frazione. Vosquil dietro al blocco di Rossi. Poi lo scarico per Dincic, riprova la tripla e scheggia ancora il ferro in questo frangente. Marino dice al proprio compagno, abbi più pazienza, cerca un compagno. C'erano ancora secondi a disposizione per giostrare questo pallone. Partita sempre apertissima con la pasta Cellino che scivola ma poi si riprende. Keen
fino in fondo, protegge la proprio canestro Dincic, Rossi prende il rimbalzo, Marino fa partire il contropiede, Boswil chiude da tre, infrazione di passi di Alan Boswil. Non ha voluto andare con quella che è la sua caratteristica, col tiro da tre e mezzo, da quattro se volete, perché c'erano 8 metri tra Boswil e il canestro, e poi è andato in infrazione di passi. Ancora Keen, questa volta al palleggio di destro, sale DeShaun Stephens contro Rossi. Ecco che apre il palleggio Stephens, ancora contro Rossi, ancora il contatto, ma questa volta appoggia al cristallo il 51esimo punto della Pastacellino. Boswil va dietro il blocco di Rossi, chiuso da Turel, pallone dietro per Marino che si alza da tre, pallone che beffa Marino, l'ultimo tocco è di Marco Allegretti, da posizione agevole Stefano Wasserman richiama l'ultimo tocco di Marco Allegretti, che non è molto d'accordo. Marco Allegretti va in panchina con tranquillità, Wasserman ha detto ho visto benissimo. 14 secondi in attacco per la Remer, meno di 2 minuti alla sirena del trentesimo. Pecchia, rimessa per Rossi, consegnato a Palumbo, rientrato al posto di Marino. Pecchia, Palumbo, blocco di Dincic, ancora Palumbo per Rossi, 6 secondi per andare al tiro, gioco a 2 con Palumbo e evita la difesa di Stephens. Remer 58, Pastacellino 51, 96 secondi alla fine della terza frazione. Ebeling per Stephens, ancora il duello, questa volta sbaglia però Ebeling, l'ottima giocata a 2 con Stephens. Rossi tiene la difesa, il rimbalzo di Pecchia, ancora palla recuperata da Stephens, Ebeling, Turel attacca lui, lo scarico per Stephens, 8 secondi, un po' farraginosa la manovra di Cagliari che perviene comunque al 9° punto di Stephens, 58 a 54. Anzi, 53, attenzione, palla sprecata, no, ancora la tiene in qualche modo Treviglio con Pecchia che va ancora da Dincic, linea di fondo, fallo di Michele Ebeling, secondo fallo per lui, terzo di squadra. Ma che fatica sta facendo la Remer per cercare di rimettere dalla sua parte il parziale di questa terza frazione, che ora vede Cagliari avanti di 3 lunghezze con una 12-9. Rossi per Pecchia, Boswil 10 secondi, ancora Rossi, Pecchia si alza, ancora la tripla sul ferro, scemano le percentuali dei padroni di casa dall'arco, 8 su 28, 40% totale contro il 47 di Cagliari. Rullo, attenzione, da tre, la mette Roberto Rullo, 58 a 56. Ultimo pallone della terza frazione per Treviglio, che va con Palumbo in un ginepraio, 3 giocatori di Cagliari attorno a Palumbo, palla gestita non nel migliore dei modi, la Remer però rimane in possesso di questa rimessa con poco più di 7 secondi per chiudere. Ora il parziale di 15-9 nella terza frazione. Palumbo va da Boswil, ancora intercettato, questa volta è palla persa. E adesso c'è Paolini che vuole questo time out per orchestrare al meglio il pallone del possibile pareggio, poi in caso di tiro da tre del vantaggio. Siamo al 30° minuto, meno 5 secondi e 5 decimi dal tecnico di Riccardo Paolini che ha provocato il meno 9. La Remer ha subito un parziale di 9-2. Remer torna in campo con Palumbo e Planezio e Pecchia, con Boswil e
Rossi, la pasta a Cellino con Kin, Rullo, Allegretti, Turel e Stephens. Ultimo pallone della terza frazione. Turel alla rimessa per la pasta Cellino, per Rullo che però va oltre la linea laterale e va un po' alle ortiche. L'idea di Riccardo Paolini, che ora richiama i suoi a un marcamento individuale. Rimessa di Palumbo, va da Pecchia, 4-3-2, deve cercare la preghiera, prova Pecchia e questa volta la mette Andrea Pecchia, la risposta della Remer alla tripla di Kin con Paolini imbufalito davanti alla propria panchina, forse il giocatore meno atteso tra quelli in campo per la Remer. Regala un 12-15 come parziale di terza frazione, che comunque risulta essere un saldo positivo per Cagliari, che si riporta, o meglio scivola, a meno 5, ma rosicchia qualcosa alla Remer in questa terza frazione. Si riparte al pallapacchetti con Marcus Kin, Roberto Rullo, il capitano Lorenzo Buccarelli, Marco Legretti e Deshaun Stephens per la pasta Cellino, che deve recuperare 5 lunghezze, 61-56 alla Remer di John Isley, che prende questo rimbalzo in campo insieme ad Alan Vosquile e Tommaso Marino con Andrea Pecchia e Marco Planezio. Quando mancano ovviamente 10 minuti, Pecchia questa volta corta la sua tripla con il fallo di Allegretti ed è il primo personale su Tony Isley, che ha conquistato il rimbalzo. Rimessa per Vosquila a favore di Planezio. Marino, Vosquila esce dal blocco, la tripla di Alan Vosquila che sale a quota 16 punti, perfezionando il suo 50% dall'arco, 4 su 8 come Tommaso Marino. Adesso prova a rispondere subito la pasta a Cellino con Deshaun Stephens, fermato da Tony Isley che stoppa e recupera. Marino non si fa sorprendere alle spalle, va da Alan Vosquil, c'è spazio per Planezio, il taglio di Isley, si va invece da Pecchia contro Marcus Kin, il piazzato di Isley sul ferro e poi Rullo salta più alto di tutti per recuperare il settimo rimbalzo della sua gara. 64-56 nell'angolo
Va Bucarelli che sbaglia il rimbalzo di Vosquil con fallo dello stesso capitano sardo. .45 sul cronometro. Vosquil, rimessa pigra per Planezio che supera la metà campo in palleggio. Esce Marino, inseguito da Kin. Consegna a Pecchia, di nuovo il playmaker senese di Treviglio. Consegnato Marino dietro il blocco di Isley che gioca a due. Fino in fondo Tony Isley che sbaglia, cerca lo schiaffo. Pecchia! Ancora! Andrea Pecchia! Esce da un groviglio di mani, gambe e teste per mettere l'undicesimo punto della sua partita. Ancora più 10, Remer Treviglio, e non è la prima volta. Kin, la risposta, 12 anche per lui. Un avvio da 5-0 per la Remer, ha rimesso un vantaggio in doppia cifra tra i colori bianco-blu di Treviglio e quelli rosso-blu di Cagliari. Vosquil per Isley, non sa cosa fare Isley, torna da Marino, 10 secondi per chiudere questa azione. Marino per Planezio che finta, lo scarico per Pecchia questa volta dall'altro lato. Vosquil che prende il rimbalzo, rimane in attacco la Remer, gioca ancora con qualche secondo a disposizione. Contatto Vosquil a rullo, il palleggio di Vosquil che vuole il blocco di Isley e poi il fallo di Roberto Rullo, secondo fallo. Vosquil per Pecchia, Planezio da tre, dentro e fuori anche lui, poi Kin rimbalzo lungo, Kin è già sul fronte d'opposto, va a prendersi il fallo di Planezio. Per Planezio si tratta del secondo fallo. Due tiri liberi per Kin. La velocità di Marcus Kin. 13 per lui, sono suoi tre punti segnati sinora in questa quarta frazione per la Pastacellino che era scivolata a 66 a 56. Beffato dall'anello. Rimangono 7 le lunghezze tra le due formazioni in campo. Pecchia per Isley, Isley contro Allegretti. Si torna a Pecchia che per un attimo perde il possesso del il controllo della palla, poi va ad attaccare nell'area avversaria. Planezio ancora da tre, sul ferro, e poi il taglia fuori di Bucarelli, questa volta è monumentale. Kin può recuperare il rimbalzo. Kin sfida Marino e c'è la tripla di Marcus Kin. 16 punti, Kin on fire dal meno 10 al meno 4 con 6 punti di Marcus Kin. Isley consegna Marino, prova a rispondere. Marino, ce n'è per 4! Marino, la risposta alla Tommaso Marino. 17. Con il quarto fallo di Lorenzo Bucarelli. Botta e risposta, ma che botta e che risposta. Kin ha tirato dal parcheggio del Palapirastu, anche se siamo al Palafacchetti, e Marino ne ha messi 4 per i suoi 18 punti. 70-62. 6-34 alla conclusione. Ancora Rullo e il fallo anche di Marino sul tiro da 3 di Rullo. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare e Rullo è uno di questi. Primo fallo di Marino in netto ritardo su Roberto Rullo, e anche per Rullo si apre la possibilità di un'azione da 4 punti. E viene però beffato dal ferro.
Peccato perché veramente stiamo vedendo dei numeri d'alta scuola in questo match. Boswell per Palumbo. Planezio consegna per Marino, blocco energico su Kin. Palumbo da tre, una missile che poi diventa un rimbalzo in attacco per Isley, spinto fuori dal campo da uno sportivissimo Allegretti che alza immediatamente la mano per autoaccusarsi di quello che è il fallo numero 5 in questa quarta frazione per la Pastacellino, che manda in lunetta Tony Isley, che è già posizionato sulla linea di tiro libero. Maglia libero Isley. Intanto le percentuali di tiro sono scemate notevolmente per la Remer, che ha 45% contro il 49% della Pastacellino. 1 su 2 in lunetta per Isley, 71-65. 6 minuti e spiccioli alla sirena del quarantesimo. Planezio recupera la palla e può andare ad esplodere. No, un semplice sottomano, ma pesa tantissimo questo canestro di Marco Planezio. Remer di nuovo più 8, 73-65. Rullo contro Palumbo, lo aiuta Isley. Ancora Rullo che va da Deshaun Stephens. Stephens contro Isley. Alza il pallone, sono 11 anche per Stephens. 73-67. Botta e risposta. Boswell. Stephens su di lui, va da Planezio. Ancora Boswell. Arresto e tiro da tre. Alan Mark Boswell. 19. 7-6-6-7. Gomito alto per Marco Planezio. Terzo fallo per lui. Tre di squadra per la Remer Treviglio. Quindi non ancora in bonus, come invece c'è la Pastacellino. In attacca Marino, riesce a spiccare, ancora Rullo, la circolazione di palla per la tripla di Roberto Rullo, che va a 17 con uno score di 4 su 8 da 3 punti. Giusto uno sotto al 5 su 9 di Marino e Boswell, che sono dall'altra parte. Eccolo qua Marino che attacca il ferro con un assist di Isley. Ventello di Tommaso Marino con 6 punti nei quasi 6 minuti di quarta frazione. La partita sta assumendo un tono spettacolare, anche importante, con le giocate migliori dei giocatori più attesi. Abbiamo visto una tripla siderale di Marcus Kin, un gioco da 4 di Tommaso Marino, la quasi risposta di Roberto Rullo, le triplone di Alan Boswell ed ora il 20° punto di Tommaso Marino, che a quota 78-70 con ancora 4 minuti e 43 secondi da giocare in questo match valido per la settima di ritorno, 22esima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West. Vede avanti la formazione di casa con la punteggio di 78-70. Riccardo Paolini ha voluto attorno a sé ancora una volta per il penultimo dei suoi minuti di sospensione a disposizione in questo match, ha voluto i suoi giocatori. Ora riparte con Ebeling in quintetto insieme alla coppia di americani Kin e Stephens, oltre a Rullo e a Bucarelli, il capitano Lorenzo Bucarelli. Peccato non aver potuto avere tra i protagonisti anche Andrea Robatti, il giocatore emiliano ex Verona. Attacco della Pastacellino, Stephens contro Isley che sbaglia, ma c'è il fallo di Tony Isley. Per Isley il quarto fallo. Quarto fallo personale per Tony
defense in lunetta. Santa Monica, San Diego, Higashi e Akita in Giappone, Banvit in Turchia e Reims in Francia, precedenti formazioni del numero 23 di Los Angeles. Di nuovo Allegretti al posto di Michele Ebeling. Alza tanto la parabola, ma non trova la retina. Uno su due, solo rete in questa seconda conclusione. 78-78 Remer Treviglio, 71-71 Pasta Celino Cagliari. Vosquil seguito da Rullo. Isley consegnato per Pecchia. Planezio, ancora Vosquil, 8 secondi per chiudere questa azione. Vosquil raddoppiato, alza la parabola che diventa un assist per Tony Isley, e Isley imbuca il nono punto della partita. Un pizzico di fortuna in questo frangente per la Remer, che torna sul più 9 a 3.50 la conclusione. Rullo va da Allegretti, poi una missile terra-aria che finisce direttamente in panchina sui tabelloni pubblicitari. Misunderstanding con Allegretti e Kin. Palla persa sanguinosa in questo momento del match per la Pasta Cellino. Planezio per Marino, seguito da Kin. Di nuovo Planezio, il taglio di Vosquil, si va da Isley, arriva ancora Vosquil a ricevere il pallone. Vosquil per Marino, Marino contro Kin, tiro da tre di Tommaso Marino! Remer a più 12, 83-71. Che Tommaso Marino! La risposta di Kin, che questa volta guadagna d'esperienza il fallo, secondo fallo di Tommaso Marino, con Kin, come sta dicendo Tommaso Marino al direttore di gara, che ha alzato un po' il piedino per guadagnare questo viaggio in lunetta. Intanto gli procura il 17° punto, ce ne sono ancora due a sua disposizione. Mette anche il secondo, sale a quota 18. Marino, dopo due triple, una con il 3+1 e l'altra quella di poc'anzi, ha commesso fallo sull'avversario che tirava da tre. Prima Rullo ha sbagliato il possibile quarto punto nell'azione, invece adesso tre punti su tre tiri liberi per Marcus Kin, che sale a quota 19, per cui Cagliari c'è ancora 83-74. Isley per Planezio, ancora Marino, tre minuti alla fine di questo match. Marino, fallo in attacco per Isley, quinto fallo per Tony Isley. Chiude con 9 punti e 9 rimbalzi Isley, 15 di valutazione e 14 di plus minus, questo è il dato più importante, è il migliore dei suoi, anzi no, c'è Vosquil a più 15. Kin, lo scarico per Rullo e ancora la tripla di Roberto Rullo, ventello anche per lui. Cagliari di nuovo meno 6, 83-77, due possessi di ritardo con Rullo che ha 5 su 9. Ora Vosquil, gioco 2 con Rossi che attacca il ferro, c'è il fallo di Roberto Rullo, terzo per lui. Rossi in lunetta, viene richiamato da Adriano Vertemati per probabilmente per un consiglio. ...50% questa sera dalla lunetta il capitano di Treviglio. E ancora sbaglia il primo.
sempre dentro il secondo. 7 per lui, 7 per la Remer, 84-77. 140 secondi ancora a disposizione della Pastacellino Cagliari. Ne bastano 3 a Kin per arrivare a 22, 84-80. A 2 minuti esatti dalla sirena finale. Marino per Planezio, si alza da 3, sbaglia Planezio, rimbalzo per Lorenzo Bucarelli. Adesso l'inerzia del match è tutta nelle mani della Pastacellino. Kin, slalom fino in fondo, in due a chiuderlo, il rimbalzo che Pecchia strappa anche ad Emanuele Rossi. Marino, c'è in ritardo Kin, c'è spazio per Planezio, ancora Marino, poi Vosquil. 90 secondi alla fine. Ha fallito il pallone del meno 2 Cagliari. Vosquil riesce a servire Planezio, poi 2 secondi 1. Alla fine dei 24 fa esplodere il palafacchetti Marco Planezio con il fallo numero 4 per Roberto Rullo. Mamma mia che personalità Marco Planezio. Fuori Rossi, dentro Palumbo, quindi 77 secondi senza lunghi in campo per Adriano Vertemati, con però Planezio e Pecchia che sono veramente... molto efficaci sotto le plance. 86-80. Solo rete per Planezio con l'ultimo time out a disposizione per Riccardo Paolini. 1-17 alla fine della partita. 87 Remer Treviglio, 80 Pastacellino Cagliari, con il minuto di sospensione chiesto da Riccardo Paolini dopo il 2-1 di Marco Planezio, che ha ridato 3 possessi di vantaggio alla formazione Adriano Vertemati, che ha rischiato molto perché sull'84-80 ha subito una penetrazione che Marcus Kin non ha convertito con il possibile meno 2. E allora ci ha pensato Marco Planezio alla scadere dei 24 secondi andare a penetrare nel cuore della difesa sarda, della difesa cagliaritana, portandosi a casa un'azione da 3 punti di importanza fondamentale. Remer che è stata avanti praticamente dall'inizio alla fine, partita 7-0, ha sempre avuto almeno 2 possessi di vantaggio su Cagliari, che ora si affida all'ex Mirko Turel, a Marcus Kin, all'incredibile Roberto Rullo, 5 su 9 da 3, e poi a DeSean Stephens e ovviamente al capitano Lorenzo Bucarelli. Rimessa in attacco per il numero 21 della Dynamo Academy. Kin contro Vosquil, attacco di Kin fino in fondo, deve evitare la stoppata di Palumbo, rimbalzo di Planezio, poi il fallo di Mirko Turella su Alan Vosquil. Fa bene Mirko Turella a fermare il cronometro. 69 secondi. Poi c'è Tommaso Marino che porta più miti consigli Mattia Palumbo. Vosquil 19 punti, 2 su 2 ai liberi, può mettere ancora più ghiaccio sulla partita della Remer e su questi 2 punti di fondamentale importanza per le speranze di salvezza della Remer Treviglio. 20 per lui, diventano 21 con l'89-80. Rullo va da 2 e sale a quota 22 punti personali. Poi il fischio con Marcus Kin che ferma giustamente il cronometro. Quarto fallo per lui. Ed ora in lunetta ci va Mattia Palumbo, che ha statistiche meno felici rispetto a Alan Vosquil nei tiri liberi. Anzi, ha un 52%. Mette però il primo con estrema freddezza il talento scuola Stella Azzurra, romano, 17 anni, prima stagione con la Remer Treviglio. 1 su 2 con rimbalzo controllato
da Roberto Rullo, è già iniziato l'ultimo minuto. Rullo contro Palumbo e Palumbo gli soffia il pallone per andare in contropiede, ma si ferma. Ancora imbufalito Riccardo Paolini per questa occasione persa. E che applausi per il palafacchetti nei confronti di Mattia Palumbo e di questa Remer che porta a casa due punti importantissimi, quinta vittoria consecutiva. Marino entra, esce il pallone, non vuole più combattere Adriano Vertemati, che concede anche questo canestro. Stephens che sale a quota 14, 90-84, ci sono ancora 20 secondi. Secondo me ha alzato bandiera bianca troppo presto Treviglio, perché Cagliari sta continuando a giocare. 90-84, tiri liberi, ma forse ha alzato troppo presto le mani dal manubrio la formazione di Adriano Vertemati. Ancora Palumbo in lunetta, sbaglia il primo. 90-84, 20 secondi e 5, la pallacanestro ci ha insegnato che non è mai finita, e questa volta mette il secondo Mattia Palumbo. 91-84, Kin chiuso da, prima da Planenzio e poi da Palumbo, poi cede palla a Pecchi che supera metà campo in palleggio. Palumbo, questa volta è veramente finita. 91-84 con la direzione di Alessandro Tirozzi di Bologna, Stefano Wasserman di Trieste, Moreno Almerigogna di Trieste, la Remer vince 91-84 con il salendo a quota 18 punti in graduatoria, solo due meno di Cagliari, che è ancora coinvolta nella rincorsa di importantissimi playoff. A noi spetta soltanto di dare la palma del miglior giocatore in campo, che quest'oggi diamo volentierissimo a Tommaso Marino, che ha chiuso con 23 punti e 24 di valutazione. 24 di valutazione anche Voskil, però con 21 punti dall'altra parte, 27 di valutazione e 27 punti per Marcus Kin, ma che numeri anche da Roberto Rullo, che ha finito a 22 punti. Il palafacchetti chiude e poi ci sarà la sosta di Pasqua. La Remer tornerà in casa con l'Eurobasket Roma per una sfida a salvezza, ovviamente dopo la pausa della Coppa Italia fondamentale. Cagliari invece tornerà in campo al Pallapirastu con Siena tra 7 giorni. Grazie a Silvio Marini per le riprese, da Paolo Taddeo dal Palafacchetti di Treviglio una buona serata, ricordando il risultato: Remer Treviglio 91, Pastacellino Cagliari 84.